Siamo pazzi del tutto, quindi dopo il matrimonio abbiamo pensato che alla fine, visto che non è mai il momento giusto per avere un bambino, tanto vale farlo subito così. Allora, a livello lavorativo, ce la caviamo tutti e due, facciamo mille lavoretti come penso la maggior parte delle persone a 25-27 anni, almeno di quelle che conosco, e chiaramente ci sono dei limiti anche a livello di stabilità economica. Ma credo che spesso ci si nasconda un po' dietro queste stabilità perché in realtà non si è sicuri della stabilità relazionale della coppia, che si faccia un po' fatica a prendere decisioni sì, proprio a lungo termine, cioè dire ok, io scelgo te per tutta la vita e quindi posso allevare insieme a te un bambino. È sempre comunque un dolore dare la vita, per cui, nelle due accezioni del dare la vita, per cui dare la vita nel senso di mettere al mondo, wow, non penso che venga da me. Mi sembra davvero una roba molto più grande. Quando leggo che questa settimana sto formando lo smalto dei denti che un giorno cresceranno a mio figlio, wow. È davvero gigante, è proprio miracoloso, secondo, cioè non riesco a spiegarmi come possa formarsi una vita dal niente. Ed è una cosa che ho sempre saputo, perché voglio dire, si sa che i bambini si formano dentro la pancia. Quando è dentro la tua pancia, fa un certo effetto. Per quanto riguarda il dare la vita nell'altro senso, è proprio questo perdere la propria vita. Secondo me nella relazione di coppia si sperimenta questo dare la vita nel senso di perdere dei pezzetti di sé e che credo che sia così poi anche nella genitorialità. Credo che l'amore abbia come presupposto la scelta di stare, di esserci anche quando non conviene. Per un figlio, appunto, a maggior ragione, ecco. L'amore per un figlio credo che sia la gratuità fatta proprio, cioè l'apoteosi della gratuità, nel senso che secondo me ogni azione che fai, per quanto non sia sempre così, però deve essere intesa verso pensando a quello che sarà il bambino quando, cioè a quello che sarà la persona adulta, quindi facendo veramente un regalo e a volte facendo anche delle cose che a lui sembrano negative, delle cose che ci metteranno in difficoltà noi, che ci faranno fare della fatica, che uno magari gli viene a dire: ma perché lo sto facendo? Lo sto facendo gratuitamente per poter consentire a questa persona di vivere nel mondo nel modo più, non voglio dire sereno, perché la serenità, però nel modo più efficace possibile, insomma, perché possa lui poi scegliere e coltivare la sua vita, ecco. Per ora l'amore che provo nei suoi confronti è proprio razionale. Cioè, è mio figlio, quindi lo amerò, non c'è niente di istintivo, non so come dire, non c'è niente di emotivo. Faccio un po' fatica a essere dolce, ecco, nel suo, mi sento un po' cattiva a dire questa cosa, però effettivamente è quello che provo e per fortuna mi hanno detto che non è una cosa anormale, quindi. No, nel senso che non sono, non è che gli parlo, gli faccio le coccole, insomma, la sente già abbastanza la mia voce, credo. La cosa di cui ho paura è di fare cose irrimediabili per la vita di nostro figlio, ecco. Poi spero di non fare delle catastrofi, ecco, però la paura è quella di non essere in grado di aiutarlo a crescere come si deve. Sei felice? Molto, sono molto felice.